Terza giornata in Serie E, si affrontano Vecchi Lions contro Young Goals. Il parziale di 3-0 a favore della squadra in maglia gialla. Mi affianca al commento tecnico la sacca gialla, ci corregge l'arbitro Savoia. Pignolo e Certosino, come sempre, mi affianca il mio collega Giovanni Sorrentino. Buonasera a tutti. Giovanni, dici due parole su questo match che vede una grandissima prestazione di un giocatore in particolare, lo inquadriamo Sigona. Sì, davvero, per Sigona. Attenzione, questo calcio d'angolo insidioso su cui Fede Amato non riesce a... Insidioso di sfaccimma, direi. Sì, Sigona dopo la prestazione, dopo il campionato ottimo disputato l'anno scorso con il Galactico, si sta riconfermando ad alti livelli. È l'assoluto dominatore di questa prima frazione di gioco. E comunque la squadra può vantare grandissime individualità. Vediamo Orlandi che adesso tira palla. Poi non ci dimentichiamo di Comparini, quest'oggi assente. O tu hai giocato in petto la scorsa giornata. Vediamo comunque i Vecchi Lions che continuano a imporre il proprio gioco. In questo momento rimessa laterale per gli Young Goals. Gioca su lungo linea, conquista una buona palla sulla sinistra che poi perde. Sarà ancora rimessa laterale. Ma chi è il soggetto? I Vecchi Lions vicino subito per Maggiore. Maggiore cerca il movimento di un compagno. Sigona cerca il numero su Pedace che recupera palla, perde tempo ma riesce a servire un compagno. Ancora la ripartenza dei Vecchi Lions. Sigona ancora, cerca il numero, salta l'avversario. Sigona non artiglia la palla. Quel tanto che basta per riuscire a calciare nello specchio. Sarà rimessa dal fondo. Seguiamo quest'ultima azione prima di chiudere il nostro collegamento. Già, no? Così poco? Annicchiarico dal fondo per Fede Amato, ma la palla è utile questa tocca rete, il fondo. Diciamo che se vogliamo facilitare la presa Maggiore, il tunnel, i danni di Capitano Amato. Sarà ancora rimessa laterale per i Vecchi Lions. Abbiamo parlato un po' del clima. Aleggia una piacevole brezza sul pianeta calcio in questo pomeriggio. Un caldo che non ci dispiace. Il 3 novembre, ricordiamo, il cielo azzurro. Ognuno l'ha da fare questa crianza. Fasi convulse di gioco. Ognuno è da tenere il suo pensiero. E sul punteggio di 3-0 chiudiamo qui il nostro collegamento. Eccoci qua con Lorenzo Sigone, il migliore match che i Vecchi Lions hanno vinto contro Young Goals per tantissimo a poco. Addirittura Lorenzo protagonista di 11 gol, mi hanno detto, cosa che nel sito non può comparire perché il massimo è 9. Vabbè, scherziamo, comunque dici due parole su questa tua partita. No, partita sicuramente non tanto combattuta come la prima. Credi, no? Ed eravamo anche in minoranza numerica. Anche in finalità numerica. È comunque una vittoria dilagante per voi. Sì, meritatissimo ovviamente. Senz'altro. Anche grazie all'aiuto di Maggiore, Orlandi, De Pasca e David, grandissimo portiere. Adesso, dopo questa vittoria esacerbante, a cosa pensate di puntare in questa competizione? Al titolo. Al titolo direttamente. Sì, sì. Allora ringraziamo Sigone e Vecchi Lions e in bocca al lupo alla prossima. Grazie.